Nessuna paura dei libri, ma siamo preoccupati dal continuo revisionismo messo in campo dai movimenti di estrema destra, anche attraverso presentazioni di libri che mirano a scrivere la storia partigiana del nostro paese. Così, in una nota, CGIL Napoli e Campania e CGIL Salerno stigmatizzano l'esposizione di uno striscione affisso da attivisti di Casa Pound davanti alla sede della Camera del Lavoro a Salerno, in risposta all'annullamento della presentazione del libro Contro Storia della Resistenza di Tommaso Indelli, che era prevista lo scorso 31 di maggio. All'inizio della settimana c'è stato un nostro comunicato stampa insieme all'ANPI, CGIL, CISL, UIL e associazioni su una presentazione di un libro presso una libreria di Salerno. C'è stata una nostra nota rispetto a questa posizione di questo libro contro la resistenza, contro i valori della Costituzione, quindi. E poi io dico che la storia non è che si può riscrivere o c'è un'interpretazione a quello che è accaduto, e questa nota è stata mandata alla libreria, nulla di che, quindi invitavamo la libreria, rispetto a questa presentazione del libro, a astenersi da tutto ciò. Ieri sera, intorno alle 21:30, c'è stato sotto la nostra sede uno striscione firmato da Casa Pound, laddove menzionava la data del 31/5 e c'era scritto testuale: paura dei libri? Non abbiamo paura di nessun libro, ma quello che rimarchiamo è che non si può interpretare la storia, appunto, null'altro. Questa è stata la nostra azione su un comunicato stampa. Se c'è un dissenso rispetto al comunicato stampa, si risponde con un altro comunicato stampa, quindi non con un'azione di stampo, fatemi passare il termine, fascista.